Perché la Winter Music Conference non ha più alcun senso, o meglio, non ha senso andarci? Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. La Winter Music Conference è la fiera mondiale dell'elettronica e della dance che si svolge ogni anno a Miami dopo l'ultima domenica di marzo. È un appuntamento fisso, uno dei più storici, da oltre 20 anni si svolge questa manifestazione, che coincide più o meno con il periodo dello spring break, ovvero la pausa delle università americane, quindi andando a convogliare tantissimi giovani da quelle parti. In molti vanno lì come appuntamento fisso ogni anno, creando quelle situazioni, tra virgolette, spiacevoli in cui vedi i DJ che suonano una volta l'anno, puntualmente a Miami. Salvo poi non fare niente per tutto il resto dell'anno. Oppure chi va lì semplicemente a farsi le foto. Massimo rispetto, ognuno fa quello che vuole, non è questo il punto. Il problema è come la fiera si sia lentamente svuotata di ogni significato nel corso degli anni, anche in virtù di quello che sta succedendo nella scena musicale mondiale. Innanzitutto, le fiere non sono più l'occasione di piazzare delle licenze, perché magari prima gli artisti europei andavano a Miami. E mentre gli americani andavano ad Amsterdam a ottobre per appunto piazzare i loro brani nell'altro continente. Adesso con la distribuzione digitale tutto questo è venuto meno. Ogni fiera è sempre un'occasione importante di networking, conoscere se hanno collaborazioni soltanto via internet, oppure andare ai propri idoli, parlare con gli addetti ai lavori, eccetera, eccetera. E questo rimane. Però il problema è il resto, perché se da un punto di vista tecnologico tutte le case produttrici si sono spostate al NAMM, che è a Los Angeles, solo pochi mesi prima, che svolge a gennaio. Quindi tutte le grandi innovazioni, la presentazione dei prodotti, eccetera, viene fatta a Los Angeles e non a Miami, mentre magari prima Los Angeles era più dedicata agli strumenti o le attrezzature da studio. Adesso invece c'è lo stand di Pioneer, lo stand di Denon, i nuovi software, il nuovo Ableton, eccetera, eccetera. Di conseguenza, nelle conferenze di Miami non si parla più di questo, o quantomeno non c'è nessuno che aspetta Miami per lanciare il prossimo prodotto. E poi è soprattutto un problema legato alla musica e al contesto. Miami, se ci vai in un qualsiasi altro periodo dell'anno, che può essere febbraio o anche ottobre quando ci sono stato io, quella roba là che viene proposta durante la conference è completamente assente. Facciamo un piccolo passo indietro. Miami è storicamente l'avamposto che guarda Cuba, quindi il primo approdo per i dissidenti del regime castrista. Quindi chi scappa da Cuba si rifugia prima di tutto a Miami per poi andare in tutto il resto degli Stati Uniti. Così come il primo approdo per tutti un po' le isole caraibiche, centroamericani, eccetera. È una situazione molto vicina ai posti di lingua spagnola. In passato questo voleva dire anche ovviamente tutta una serie di influenze musicali, di mix, eccetera, eccetera. Se pensiamo un po' ai grandi pionieri della musica house, abbiamo David Morales, Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez, Roger Sanchez, il cui cognome ci tradisce le loro origini, pur essendo comunque tutti cresciuti a New York. In sostanza, Miami era il punto di riferimento per tutta quella scena che durante l'inverno si dispiegava tra New York e Chicago. Adesso questo aspetto è completamente sfumato. Se vai adesso a Miami, c'è reggaeton ovunque, come è giusto che sia, come c'è sempre stato, anche prima che andasse veramente di moda, e hip hop. Ma è completamente assente sia la musica house che la musica EDM, che anche la musica più techno o simile. Capisci che i pool party mitici di Luciano and Friends, che si svolgono durante la Winter Music Conference, non si svolgono a Miami in altri posti, perché non c'è rimasto veramente più niente. E così come quelle che sono le nuove tendenze musicali, per esempio alcuni anni fa andavi a Miami e sentivi Afrojack che suonava la trap in mezzo a un set invece più elettronico e tornavi dicendo wow, e cioè la gente impazzisce laggiù per queste cose, forse arriverà anche da noi. Beh, adesso tutto questo è arrivato, quindi non c'è più niente da scoprire, quantomeno
niente di così interessante e innovativo che viene fatto a Miami. Miami attualmente è soltanto una vetrina per i grandi artisti. La Winter Music Conference non è che l'occasione per vedere l'Ultra Music Festival, di cui purtroppo abbiamo parlato nel video precedente e quest'anno non è stato neanche un granché, che ha completamente cannibalizzato l'attenzione del mondo. Mentre per il resto non rimangono quelle briciole. Purtroppo a Miami ora sono rimaste solo alcuni piccoli club gay che propongono musica house e deep. Il resto è completamente sparito, non ci sono più i club. E di conseguenza il contesto intorno è un po' alieno a quello che si svolge durante la conference, che è fondamentalmente la differenza enorme che c'è tra la fiera di Miami e la fiera di Amsterdam, di cui abbiamo parlato in un video precedente che vi linko in descrizione. Change my mind, come si dice in gergo. Fammi cambiare idea, fammi sapere se la pensi diversamente e in che modo è ancora utile, tra virgolette, per chi vuole fare un certo tipo di professione, andare a Miami a vedere che sta succedendo nel mondo. Fammi sapere cosa ne pensi, soprattutto se sei in disaccordo, e continua a seguire i video di Essere DJ Oggi. Alla prossima!